La mancata condanna degli slogan antisemiti alla manifestazione del 9 dicembre a Milano in occasione delle proteste contro Trump dopo il riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele. Alcuni esponenti della comunità ebraica minacciano ora di disertare le celebrazioni del giorno della memoria. Mai smettere di raccontare, ammonisce Liliana Segre. Quella manifestazione era religiosa, non politica. Hanno gridato morte agli ebrei, quella era jihad ed è pericolosissimo. Così l'assessore alla cultura della comunità ebraica, Davide Romano, contesta il silenzio caduto sulla manifestazione del 9 dicembre a Milano in occasione delle proteste contro Trump per il riconoscimento di Gerusalemme, capitale di Israele, e annuncia che sta valutando di disertare il 27 gennaio le celebrazioni per la giornata della memoria. Gli fa eco dalle colonne del Corriere della Sera la regista André Ruth Chammas, anima del teatro Franco Parenti. Lo chiuderò quel giorno, dice, in segno di protesta. Decisioni personali dettate dal sentimento suscitato di fronte alla scarsa attenzione dei media per una deriva da guerra di religione che preoccupa gli ebrei milanesi. Ma le celebrazioni ci saranno, nessuna cancellazione, e non dobbiamo mai smettere di raccontare, ha ammonito Liliana Segre, deportata ad Auschwitz, alla presentazione del diario di Alfredo Sarano, salvo con la famiglia in un convento francescano. Io non ho trovato un soldato tedesco che abbia fatto un gesto qualsiasi, anche minimo, nei miei confronti. Allora trovo che trovare la bontà, che trovare la generosità, che ricordare queste persone sia un dono per noi straordinario.